Amici di Barbecue Mania, bentornati e andiamo a vedere insieme la recensione di un nuovo prodotto. Andiamo a recensire, vi vado a mostrare le caratteristiche del barbecue a gas della Weber. Il modello è lo Spirit Classic E210. Vi dico subito che tra il Classic E210 e l'Original E210, quello che cambia è soltanto la versione del carrello. Praticamente il Classic non ha mobiletto, l'Original ha mobiletto con un'antina posta sull'anteriore e lo schienale dietro. Questo barbecue lo ritengo opportuno per tutti coloro che magari vengono da una cultura, dalla cultura della classica grigliata, per cui magari non si sono mai cimentati in quello che può essere la cottura in un vero e proprio barbecue americano, o non hanno mai provato ad effettuare cotture indirette, per cui sono alla scoperta di questo fantastico mondo. A tutti quanti consiglio, prima di andare su modelli magari più performanti, di passare attraverso questo modello che vi darà delle belle soddisfazioni e sarà un ottimo compagno per aiutarvi ad entrare pian pianino nel mondo del barbecue all'americana, per cui in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue salse. Il Classic E210, così come l'Original E210, ha una potenza di 7,7 kW. È composto da due bruciatori in acciaio inox e la sua area di cottura è di 44,5 x 52. Il barbecue è dotato di 3 bar flavorizer in acciaio smaltato, che poi vi vado a far vedere. Ha il coperchio con il termometro per poter gestire al meglio le temperature delle nostre cotture, siano loro cotture dirette o cotture indirette. Abbiamo un carrello con due ruote grandi fisse, due ruote girevoli con freno, e caratteristica peculiare di questi due modelli, cioè sia del Classic che dell'Original, è che ha i piani di lavoro richiudibili, per cui una volta che abbiamo finito di grigliare, se abbiamo poco spazio per tenere il nostro barbecue, basterà con un semplice gesto chiudere i nostri piani e il barbecue assumerà delle dimensioni molto più contenute. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si compone questo barbecue, il Classic E210, e torno a ripetere, tra il 210 e l'Original, tra il Classic E210 e l'Original E210, l'unica differenza è il mobiletto, per il resto i barbecue sono identici. Vi porto a far vedere quella che è la nostra area di cottura. Notiamo che abbiamo una pratica griglia scaldavivande, eccola qui. Questa griglia ci consentirà di mantenere in caldo le pietanze già cotte, qualora dobbiamo finire a cucinare altre pietanze, oppure ideale anche per poter cucinare degli hamburger perfetti e anche dei crostini perfetti. Le griglie di cottura sono divise in due, proprio per poter permettere anche magari l'utilizzo di una piastra in ghisa. Le griglie sono in acciaio smaltato, per cui vedete che basterà togliere una griglia, al posto di questa griglia si andrà a mettere la piastra e avremo un'area di cottura formata per metà da piastra e per metà da griglia, per cui sulla metà piastra possiamo andare a fare quelle cotture delicate che magari sono pesce, verdure, crostacei, eccetera. Sulla griglia continuiamo a fare le altre tipologie di cotture. Tra i bruciatori e le griglie abbiamo queste barre. Vengono chiamate barre flavorizer, sono in acciaio smaltato, possono essere messi in lavastoviglie per la pulizia così come le griglie. Queste barre hanno la funzione di proteggere i nostri bruciatori dai grassi che possono colare dalle nostre cotture, per cui andiamo a evitare fiammate improvvise, andiamo a vaporizzare quelli che sono i grassi, così da fare meno fumo, e quel po' di fumo che faremo non sarà un fumo intriso di grasso, ma sarà più che altro vapore, in modo tale anche magari se siamo in un condominio da non creare problemi ai nostri vicini e ai nostri condomini. Il barbecue, abbiamo detto, è composto da due bruciatori. Abbiamo un'area, l'area centrale, dove possiamo andare a fare le cotture indirette, perché sotto quest'area centrale non abbiamo bruciatore.
torno a ripetere, è il barbecue perfetto per chi si sta avvicinando a questo mondo, per cui con la minima spesa abbiamo un buon barbecue che vi aiuterà a scoprire questo mondo fantastico. L'accensione dei bruciatori avviene tramite piezo elettrico, premendo un bottone, eccolo qua, attiveremo una scintilla che andrà ad accendere i nostri bruciatori. Ora vi faccio vedere, scusate, prima di farvi vedere come si chiudono i piani, vi dico che sul Classic, per poter accedere alla leccata raccogli grasso, perché quel po' di grasso che non viene vaporizzato praticamente verrà raccolto da una leccata che è questa qui, quella leccata lì andrà a convogliare tutto il grasso all'interno di questa bacinella in alluminio, che basterà pulire o cambiare tra una cottura e un'altra. Tutti i barbecue sono anche dotati di tube in gomma e regolatori di pressione per l'allaccio con la bombola del gas. All'interno del carrello entra una bombola da 5 kg, altrimenti per la bombola più grande dovremo metterla all'esterno del carrello. Questo sia sul Classic, sia sullo Spirit Classic E3D e 210, che sullo Spirit Original E210. Una volta compiute le nostre operazioni, basterà con un semplice gesto, basterà andare a rimettere la nostra retina di copertura o chiudere l'anta del mobiletto e tutto torna perfetto come prima. Ora vado a farvi vedere come funzionano i due piani laterali. Abbiamo detto, è una peculiarità che permette al barbecue di occupare pochissimo spazio. Vedete, basta tirar su il piano e rivolgerlo verso l'interno. Chiudiamo il primo, chiudiamo il secondo, chiudiamo il coperchio. Vedete che il barbecue occupa pochissimo spazio, per cui può essere tranquillamente riposto in ogni angolo del vostro terrazzo, balcone o giardino. Ultima caratteristica, ma non meno importante, è che i nostri piani sono anche dotati, ve li faccio vedere, di tre comodi ganci porta utensili. Eccoli qui. Ne abbiamo tre per ogni piano, uno, due, tre. Su questi ganci possiamo andare a riporre tutti quelli che sono i nostri utensili del mestiere, tra virgolette, per cui pinza, spatola, spazzola, forchettone e quant'altro di cui necessitiamo per le nostre grigliate. Questo, come anche lo Spirit Original E210, lo trovate in vendita presso il nostro sito internet www.barbecumania.it. Torno a ripetere, è il barbecue perfetto per chi non ha la più pallida idea di come funzioni un barbecue a gas o come si usi un barbecue americano. È un barbecue che vi permetterà di scoprire questo fantastico mondo e vi permetterà di iniziare a, tra virgolette, giocare con le diverse tipologie di cottura. Vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook Barbecue Mania e vi invito anche a rimanere in contatto con noi iscrivendovi alla pagina YouTube, al canale YouTube, scusate, dove cerchiamo con i nostri video di darvi consigli e mostrarvi tecniche e mostrarvi tutto ciò che potete fare con gli articoli in vendita presso il nostro sito. Non mi resta altro che augurare a tutti voi una buona grigliata, a risentirci presto, buona giornata a tutti.